Il volatore. Le 14:18, Marco Peano, buongiorno, benvenuto. E buongiorno a voi. È suo L'invenzione della madre per i tipi di Minimum Fax, il romanzo che presentiamo in questa puntata del volatore di RMC 101. Romanzo per il quale già si sono sprecate parole di grande attenzione, sicuramente di persone più titolate di noi, da Loredana Lipperini, insomma Marcello Fois, in tanti hanno salutato questo romanzo come uno effettivamente dei romanzi più importanti usciti in Italia quest'anno, già lo possiamo dire, insomma già, che questo 2015 già ci ha regalato un romanzo importante come L'invenzione della madre. Siamo solo a marzo, quindi 15 che apre bene, insomma, è un romanzo che racconta dell'amore di un figlio per una madre che se ne sta andando per una malattia inesorabile, per un cancro, insomma un libro che affronta l'indicibile, in questo caso la morte, anche se noi insomma l'abbiamo letto per quello che è una grande storia d'amore, un amore antico e fortissimo, forse anche l'amore più puro che esiste in natura, quello di appunto di un figlio per la madre. Sono tantissime domande che vogliamo fare a Peano, ma innanzitutto è come si trova la forza, Marco Peano è del 79, insomma anche più giovane di me, e chissà perché uno collega la forza anche all'età, ma come si trova la forza per raccontare questa fine? L'invenzione della madre è una cosa che non nascondo mai quando mi capita di parlarne, intanto grazie per le parole davvero generose che hai riservato al mio romanzo. È un'esperienza letteraria che nasce in realtà da un vissuto autobiografico, da qualcosa che mi è capitato, che poi ho rielaborato in forma romanzesca. E nei lunghi anni della stesura e della lavorazione di questo libro avevo un obiettivo che era quello di provare a raccontare, forse anche elaborare in parte il lutto, a raccontare quanto mi era successo, ma volevo anche prendere le distanze da questo evento senza che venisse fuori sulla pagina un vissuto meramente autobiografico, autoreferenziale. Non volevo che ci fosse la pornografia del dolore, lo sguardo. Sì. Mi interessava maneggiare questo materiale che era molto caldo nelle mie mani, e ho provato a gestire quanto era capitato secondo quello che avevo a disposizione, cioè una storia, una pagina, delle parole. Quindi forse cercare la forza è stato uno dei modi che mi ha permesso di capire in modo più chiaro quanto mi era capitato, quanto era capitato a mia madre, e sulla pagina far diventare Mattia questo personaggio. Sì. Irrisolto, questo ragazzo di 26 anni, perché questa è l'età che ha quando alla madre resta un solo anno di vita, dargli la possibilità di stare accanto a una persona che se ne sta andando, ma cercare di capire che quello è il momento più importante forse della sua di vita. C'è una pornografia della morte, e c'è anche una pornografia del dolore nella nostra società. Aggiungo anche, per esempio, che una delle mode del momento scoppiate molto nei social è questa cosa di proclamare di avere una malattia terminale, più delle volte un cancro, un tumore, insomma, e cavalcarne in qualche modo l'onda, ma è un approccio, per carità, assolutamente personale e anche positivo, no, raccontando con i diari di queste persone che raccontano come affrontano il mostro, come lo chiamano, la malattia, poi inevitabilmente si finisce con la scomparsa, e dunque i giornali poi parlano della morte della blogger o del blogger che raccontava. Questa cosa io la trovo, per carità, anche interessante, però è eccessiva. Nel senso che si rischia di dare anche un carico di esposizione eccessiva, non so come spiegarlo, anche al concetto della malattia oltre che della morte. L'invenzione della madre, secondo me, ha questa cosa di straordinario, perché parla di una cosa dolorosissima, però siccome letteratura ci ridà la dimensione dell'incanto, no? Ho detto una cosa blasfema, Peano? No, assolutamente, stavo riflettendo sulla parola incanto, perché è qualcosa che mi fa molto piacere in realtà. Sì, è vero che c'è la tendenza, soprattutto sulle piattaforme social, a raccontare, a raccontarsi, e forse anche una forma di terapia. Io sono convinto che è probabile che queste persone trovino un appoggio concreto conclamando, rendendo pubblica la loro malattia o la malattia di una persona a loro cara. Per quanto mi riguardava, la parola incanto, ti ripeto, mi colpisce, perché a me interessava proprio cercare di fotografare questo momento particolare, che è il passaggio
fra la vita e la morte, e cercando di restituire anche poi il senso di quello che stava capitando. Del resto è una storia molto banale quella che racconta una madre che sta morendo, e una famiglia, una fattispecie un figlio maschio, un figlio unico che le sta accanto, però si rende conto che se lui si dispera, se davvero si occupa soltanto di pensare alla malattia come a un nemico da sconfiggere. Io faccio spesso riferimento, quando mi capita di parlare del romanzo, a tutta la terminologia bellica che si utilizza, sì, nel momento in cui si, sì, parla, sì, di malattia terminale, di cancro, sì, si dice, sì, debellare le cellule malate, si dice sconfiggere, la guerra, tutta questa cosa qua. Ma ci si, forse, per quanto mi riguarda, ci si allontana dall'obiettivo principale, che è stare vicino alla persona che tra un po' non ci sarà più. E se si carica di odio, di sofferenza e anche forse di condivisione poco... in qualche modo quello che mi interessava provare a fare attraverso questo libro, spero di esserci riuscito, è fare in modo che le perdite, la perdita che ciascuno di noi nel corso della nostra esistenza attraversiamo, perché ciascuno di noi perde prima o poi qualcuno di caro, potessero diventare un patrimonio prezioso a cui poter tornare con la memoria, a cui poter riandare, ma in un modo bello, in un modo che permettesse a quanto accaduto di non essere completamente insensato. Io verrebbe da usare l'espressione, anche questa non so se è corretta, di calma vertigine, no? Di una calma vertigine, per raccontare che cos'è l'invenzione della madre, che a me ha ricordato molto per certi aspetti Stoner, anche là, insomma, no? La letteratura che fa un'operazione di carotaggio, no? di una vita qualunque, come diceva Piano poco fa, di una storia qualunque, e poi per un riferimento più vicino a noi magari anche la vita oscena, che invece comincia, no? Di Aldo Nove, che comincia dopo invece la perdita, e la sviluppa in altre vertigini, in altre derive assolutamente, per certi aspetti lontane da queste, ma sempre di carotaggio dell'anima si tratta. Grazie Piano e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro, ancora. A presto. Marco Peano, L'invenzione della madre, il romanzo che abbiamo presentato in questa puntata del Volatore di RMC 101, l'ha pubblicato Minimum Fax.